Giomborno, ragazzi, Giomborno, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, stanno iniziando i campionati, tra poco iniziano e quindi non potevo esimermi dal fatto di portarvi questi video. Pronostico tutta la classifica della Liga Spagnola, quindi dalla 20ª posizione alla 1ª posizione, ma questo è un gioco che faremo insieme, quindi anche voi dovete andare a fare la stessa cosa qui sotto. Poi a giugno le rivedremo e vedremo chi aveva ragione, se io o se voi. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto a lasciare un botto di mi piace qui sotto se volete il pronostico di un altro campionato. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati e soprattutto per sbloccare altri contenuti lasciate mi piace. Detto questo, possiamo partire con la classifica della Liga a mio parere. Mi sposto di qua, così qua vi metto anche i stemmi. Posizione numero 20, quindi retrocessa da ultimo e da ultima il Granada. Granada che è una squadra neopromossa, c'ha qualche tassello interessante, mi piace Uzuni sempre che rimanga, mi piace Weisman, mi piace Puertas, però per il resto non ha un team che è chissà cosa. In realtà dovrebbe essere la migliore tra le neopromosse, visto che lo scorso anno è arrivata prima in seconda divisione. Però va detto pure che la classifica lì, ragazzi, è trick e ballacche. Il Granada è arrivato primo con 75, poi la Spalma 72, Levante 72, Alavesa 71, Eibar 71. Fatto sta che per me il Granada arriverà ultimo. 18° posto per il Cadice. Lo scorso anno in realtà hanno fatto benino, 42 punti, quindi salvezza praticamente matematica. Sebbene in realtà chi è retrocesso, il Valladolid, lo ha fatto con 40 punti, di fatto stendendo sul tappeto della Spagna un campionato molto equilibrato. Eppure il Cadice è arrivato 14°. Detto ciò, a me come squadra non fa impazzire. E l'unico calciatore che reputo, diciamo, abbastanza interessante è Conan Ledesma, che fra l'altro, tanto per, ci avrebbe anche la seconda nazionalità italiana. È un buon portiere, c'ha 30 anni, ma per il resto la squadra non è di altissimo livello. 18° posto ci metto l'Almeria. Ragazzi, l'Almeria è esattamente la squadra che fa su e giù, su e giù, su e giù. Una volta è in Serie A, una volta in Liga, una volta in Seconda, una volta in Liga, una volta in Seconda. È clamorosa. E lo scorso anno si è salvata per il rotto della cuffia. Infatti pensate che si sono salvati arrivando esattamente la posizione sopra la squadra che è retrocessa. Hanno fatto un punto in più del Valladolid. E la cosa clamorosa è stata che, tipo, penultima giornata Valladolid pareggia, Almeria pareggia. Ultima giornata Valladolid pareggia, Almeria pareggia. E nella penultima giornata non era nemmeno un caso, visto che giocavano contro. Però credo che quest'anno l'Almeria scenderà. Certo, si giocherà la salvezza, nel senso che comunque la metto 18°. Però per me più di là non va. Poi in realtà qualche calciatore interessante ce l'avrebbe anche. Cioè, tipo El Bilal Touré davanti, Edgar Gonzalez dietro. C'ha Luis Suarez, che non è Suarez quello che conosciamo, ma l'altro, che giocava nel Marsiglia. C'ha Robertone in mezzo al campo, c'ha Ramazzani davanti a sinistra. C'è la squadra buona, discretamente ce l'ha. Però boh, secondo me Vicente Moreno, l'allenatore, quest'anno non farà benissimo. Per me vanno giù. Appena salva il Las Palmas, che è sulla carta la squadra più scarsa della Liga. Se andate a vedere i valori, sulla carta il Las Palmas è la squadra più scarsa. E l'ultima stagione è arrivata seconda dietro al Granada. Non ha buoni giocatori, non ne conosco quasi nessuno. Però secondo me possono essere la sorpresa. Cioè, non è vero che non li conosco quasi nessuno. Cioè, tipo, che ne so, il capitano Jonathan Vieira lo conosco, Alberto Moleiro lo conosco. Cioè, questi qua li conosco bene o male. Però al di là del fatto che di base sono sconosciuti, secondo me possono fare bene loro. Anche perché, ve la butto lì, ad allenarli c'è Francisco Javier García Pimienta, che è niente meno che l'ex allenatore del Barcellona B, vice allenatore Barcellona Under 18, allenatore Barcellona Youth League, Barcellona Under 19, Barcellona B. Cioè, quindi praticamente c'è quello stampo là. E da quando è arrivato alla Spalmas hanno completamente cambiato modo di giocare, eppure i risultati sono arrivati. 16° posto ci metto il Getafe. Non è che lo scorso anno abbia fatto poi così bene. Cioè, sono arrivati 15°, hanno fatto 42 punti, che sono gli stessi della 14ª e della 16ª, e che erano Cadice e Valencia. Però credo che il Getafe più o meno terrà quell'andamento di linea lì. Qualche profilo interessante ce l'hanno, da Enes Unal passando per Alegna, Aran Barry, Borja Mayoral tra l'altro. C'hanno Davide Soria in porta, c'hanno in mezzo al campo Maximovic, c'hanno Gené che dietro è il capitano ed è esperto. Cioè, i calciatori buoni ce li hanno, quindi secondo me la salvezza la otterranno. Però pensare che facciano di più mi risulta piuttosto difficile. 15° posto per la vera delusione della Liga 2023-2024, a mio avviso, l'Osasuna.
Che poi in realtà lo Osasuna c'ha una squadra da 15° posto più o meno. Cioè non è che c'ha sti grandi calciatori. Cioè magari quei 3-4 profili interessanti ce li ha. Mi viene in mente dietro David Garcia, che tra l'altro è anche il capitano. In mezzo al campo Moncaiola. Davanti mi viene in mente magari Moy Gomez che gioca a sinistra. O davanti magari mi viene in mente Moy Gomez che gioca a sinistra. Avila che fa la punta. Oroz che è trequartista. Però più o meno la squadra non è che sia fortissima. E allora perché grande delusione? Perché lo scorso anno con in panchina Jagoba Arrasate, che è stata senza alcun dubbio la vera sorpresa del campionato, l'Osasuna è arrivato settimo e si è qualificato per la Conference League. Ora, per me di base in Conference League potrebbe essere pure una discreta sorpresa, però avere tre competizioni per l'Osasuna potrebbe essere un po' sofferente. Quindi io credo che tutto sommato alla fine loro arriveranno salvi e con tranquillità. Conferma alla 14esima posizione per il Rayo Vallecano. Conferma, lo scorso anno sono arrivati 11esimi, però di base la 14esima posizione ci sta. Hanno fatto un campionato sufficiente e per me hanno quelle qualità per rifarlo. Cioè per centrare magari tranquillamente la salvezza, per fare un campionato da metà classifica che però non ambisca mai realmente alle posizioni di vertice. Al 13° posto ci metto il Mallorca. Il Mallorca è stata tra l'altro un'altra sorpresa dello scorso campionato. Secondo me, andando a dare un'occhiata alla rosa, la squadra è forse tra le meno attrezzate del campionato. Cioè magari non una delle meno attrezzate, ma diciamo da parte sinistra tranquilla della classifica. Quindi magari 16°, 15° posto, salvezza ottenuta le ultime giornate. E i pochi calciatori di spicco che hanno sono Maffeo terzino, Rajkovic in porta e Murici davanti. E poi stiamo definendo Murici un giocatore di spicco, e sulla carta ragazzi è il calciatore più forte che hanno a disposizione. Eppure il Mallorca sta vivendo una vera e propria favola. Due anni fa si salvò praticamente per il rotto della cuffia facendo una rimonta pazzesca. Lo scorso anno addirittura sono arrivati noni a meno 3 dalla Conference League. Quest'anno alla fine decido di piazzarli 13°, non me la sento di metterli ancora più in alto, però secondo me faranno un campionato tranquillamente da metà classifica in cui otterranno una salvezza più che tranquilla. La gigantesca sorpresa della stagione 23-24 della Spagna secondo me sarà l'Alavés, che da neopromossa si piazzerà 12esima in classifica. Lo scorso anno in campionato sono arrivati quarti, quindi ci avevano anche il Levante sopra che non è stato promosso. Però diciamo che hanno fatto un punto dalla seconda, cioè alla fine siamo lì. E poi l'Alavés ha eliminato prima l'Eibar in semifinale dei playoff e poi il Levante in finale ai supplementari. La cosa più sorprendente dell'Alavés dell'anno scorso è che non ha mai avuto grandi campioni, cioè ma nemmeno grandi bomber. Se per il Granada Uzuni aveva fatto 23 gol, il miglior marcatore invece dell'Alavés è stato Rioja, che però ha fatto 10 reti. Cioè ti fa capire anche quanto con il gioco di squadra l'Alavés sia riuscito a far bene. Non ha chissà che squadra, Rioja, che tra l'altro è un'ala sinistra, rimane uno dei più forti insieme a Leugione e pochi altri. Ad esempio la punta centrale più forte che hanno è Simeone, e non è il Ciolito ma è l'altro, è Giuliano Simeone, l'altro ancora. Però io voglio dire che secondo me quest'anno Luis Garcia farà bene, e quindi per me l'Alavés sarà una grande sorpresa. Voglio fare un gioco e all'11esima posizione voglio riconfermare il Girona ad alti livelli. Lo scorso anno tra la sorpresa generale sono arrivati decimi, e sono arrivati decimi staccando la spina perché nelle ultime 5 partite hanno fatto 3 sconfitte e 2 pareggi. Il Girona ha chiuso in crollo, ma a un certo punto si pensava potesse addirittura prendere la Champions. Poi in Conference League, pensate, gli sono arrivati lontani di 4 punti nonostante avessero smesso praticamente a marzo di giocare. 5 pilastri per questa squadra: il centrale di difesa Santiago Bueno, il terzino sinistro Miguel Gutierrez, il terzino destro Arnau Martinez, il centrale di centrocampo Aleix Garcia e l'attaccante alla destra in realtà Victor Tsigankov. Questo non ho mai saputo pronunciare, manco quando giocavo a FIFA. Ma poi in realtà hanno anche un sacco di altri calciatori interessanti, da Blind a Couto, passando per Gazzaniga. Anche Herrera, che lo conoscevamo già. Forse l'unica cosa che gli manca è una punta vera e propria. Il giocatore più forte in avanti è Stuani, che comunque c'ha 36 anni e porta al braccio la fascia di capitano. Comunque vedremo, per me faranno bene anche quest'anno. Passiamo nella parte sinistra della classifica e voglio dare un po' più di fiducia al Valencia, decimo. Lo scorso anno si sono salvati per il rotto della cuffia, sono arrivati 16esimi con 42 punti, 2 punti in più della squadra che è retrocessa. E comunque hanno fatto 2 vittorie nelle ultime 5, cioè quindi questo li ha, diciamo, proiettati verso una salvezza che sembrava quasi impossibile. Mi sorprende il fatto che il Valencia c'ha almeno una decina di giocatori che penso che in Italia farebbero tutti la differenza. Eppure nonostante ciò non riesce a rendere come dovrebbe.
Ruben Baraka è diventato il nuovo allenatore praticamente a febbraio di quest'anno, e comunque ha portato il Valencia alla salvezza ottenendo comunque cose discrete. Voglio vedere, sono curioso se riusciranno a fare bene come gli si chiede. Penso che alla fine un decimo posto possa anche essere comodo per una squadra di questo tipo che negli ultimi anni ha faticato tanto. Nono posto per un'altra discreta sorpresa, ovvero il Celta Vigo, che quest'anno è arrivato tredicesimo facendo comunque 3 punti in più della squadra che è retrocessa. Diciamo che nell'ultima stagione la Liga è stata veramente una bagarre tra chi insomma rischiava di andare giù, chi si è salvato e poi la Serie B, chi doveva salire. Quindi è stata veramente una cosa assurda. Però il Celta Vigo alterna una stagione in cui sfiora l'Europa a una stagione in cui fa malissimo. Per me questa è la stagione in cui sfiora l'Europa, nono posto. C'ha qualche giocatore molto interessante, da Gabri Veiga a Bamba, passando per Beltran o Strand Larsen o ancora Manu Sanchez. Poi bisognerà capire quali di questi partiranno, perché il mercato è aperto e potrebbe cambiare ancora tutto. Però credo che il Celta Vigo possa fare un lavoro almeno da nono posto. Confermo in pieno, proprio preciso, quindi a un tratto, a un pallino dalla Conference League, confermo l'ottavo posto dell'Athletic Bilbao, che l'anno scorso è arrivato ottavo, a meno 2 dall'Osasuna, non ha preso nessuna competizione europea e secondo me bisserà quanto fatto un anno fa, cioè 3 mesi fa in realtà, perché il campionato è finito adesso. Allora, il Bilbao è un grande punto interrogativo, perché tra Inaki e Nico Williams, Sunset, Unai Simon, Yeray Alvarez, insomma c'è una squadra davvero davvero importante e super formata. Mi viene in mente anche Muniain, l'esperienza che ti dà sulla tre quarti, Vencedor al centrocampo, cioè la squadra ce l'ha l'Athletic Bilbao e comunque sta facendo molto bene se consideriamo che riesce ugualmente a tenere sempre solo i baschi. Però secondo me alla lunga più di un ottavo posto non faranno, e io mi sento che confermeranno in la posizione insomma dell'ultima stagione. Il vero lavoro dovrà farlo Valverde, che lo sta facendo Ernesto Valverde dal 2022, da quando è subentrato. Avrà un'altra possibilità, un'altra stagione, però devo dire insomma che se mi ricordo le stagioni di 5 anni fa, 6 anni fa, il Bilbao era una squadra d'Europa, ma se già mi ricordo la stagione appena passata, cioè 2 anni fa, 3 anni fa, il Bilbao addirittura è arrivato a un momento in cui rischiava di andare giù. Cioè, quindi Valverde ha fatto un ottimo lavoro da mister dell'Athletic Bilbao. Settimo posto, e quindi in Conference League, per il Betis Siviglia, ragazzi. Allora, quest'anno è arrivato sesto, quindi farà l'Europa League di nuovo. Ha fatto 60 punti, ha ottenuto l'Europa League anche con una discreta tranquillità. Cioè, pensate comunque che nelle ultime 4 ha fatto 5 punti, quindi insomma, e nonostante ciò è arrivato comunque a più 7 dalla settima, cioè quindi era proprio tranquillamente in Europa League. Io credo che quest'anno possa perdere una posizione, perché c'erano delle squadre, una in particolare di cui parleremo tra un attimo, non subito ma tra poco, una in particolare che praticamente quest'anno non ha fatto parte della competizione, non è stata competitiva, ok? E quindi io penso che il Betis possa perdere una posizione. Tra le top 7 penso sia forse la meno forte, però comunque ha un gruppo solido, ha un gruppo valido. Manuel Pellegrini sa quello che fa e lo ha sempre fatto vedere da quando è allenatore dei biancoverdi, quindi penso che potranno continuare a far bene. Ad ogni modo però li vado a mettere in Conference League, quindi secondo me perderanno una posizione. Perderanno secondo me invece 2 posizioni gli spagnoli, tanto tutti spagnoli questi, della Real Sociedad, che arriveranno sesti in classifica. Sesti in classifica perché? Perché secondo me la Real Sociedad, che quest'anno ha fatto benissimo, ragazzi, è arrivata sopra la quinta di una cosa come tipo 7 punti. Secondo me la Real Sociedad, che quest'anno giocherà la Champions League, un pochino risentirà della Champions League, perché comunque è una competizione importante sulla quale dovrai puntare. Poi se retrocedi vai in Europa League, quindi poi dovrai fare altre partite. E poi la Real è una squadra buona, qualitativamente importante, ma in Spagna corrono e le squadre che non hanno l'Europa quest'anno corrono il triplo, quindi personalmente credo che la Real possa un pochino soffrire del fatto che farà la Champions, perché non è abituata a quella cosa lì. Però comunque l'Europa League per me la prenderà. Posizione numero 5 per il Siviglia, che l'anno scorso è arrivato 12° in classifica, tra un po' retrocedeva, si è salvato insomma facendo bene non nelle ultimissime, dove ha fatto 2 punti in 4 partite, ma in quelle un po' prima. E poi in generale il Siviglia, mannaggia a voi, ha vinto l'Europa League in finale contro la Roma, quindi i biancorossi giocheranno la Champions League da testa di serie, mannaggia la vacca. Però, e questo secondo me gli farà perdere un pochino di punti nel totale nella lotta per arrivare in Champions, però credo che questo sia l'anno in cui il Siviglia ricomincerà a girare. Mendilibar è arrivato a marzo del 2023 e da quando è arrivato il Siviglia è cambiato da così a colà.
credo che abbiano una buona squadra. Hanno dei problemi economici, sì, però raga, il Siviglia alla fine non so come fa, sempre lì sta. Quest'anno è stato un caso che ha fatto così tanto male, ma secondo me in zero tempo si riprenderà e lotterà per avvicinarsi drasticamente alla UEFA Champions League. Posizione numero 4 per il Villarreal, che lo scorso anno è arrivato quinto sotto la Real Sociedad. Stavolta per me invece prenderà la Champions League. In realtà il sottomarino giallo, il submarino, ha grandi possibilità di andare in Champions, e quest'anno un pochino di terreno lo ha perso durante la stagione, perché comunque facendo la conference si è concentrata un po' anche su quella. Quest'anno comunque farà l'Europa League il Villarreal, cioè quindi comunque non sarà semplice affrontare ugualmente tre competizioni, però credo che questa sia la stagione giusta per i gialli di arrivare in Champions League, anche e soprattutto approfittando delle fatiche delle varie Real Sociedad, Siviglia, Betis eccetera. Aggiungo anche che il mister del Villarreal è Quique Setién, che è un ottimo allenatore e che sa quello che fa. Per me la Champions se la prenderanno, anche se poi si sono un pochino indeboliti con qualche partenza durante il calciomercato. Posizione numero 3, e che ve lo dico a fa, tanto sono abbonati, per l'Atletico Madrid, che in realtà quest'anno è arrivato a meno 1 dal Real Madrid. Potrei insomma non prenderlo, perché vi dico posizione numero 3, poi arrivano primi, però tanto regà, l'Atletico diciamo che su 100 anni, su 10 anni 8 volte arriva terzo, cioè quindi faccio anche fatica a dirvi un'altra posizione. Poi magari succede, ok, però per la legge dei grandi numeri 8 volte su 10 ci prendo, quindi per me l'Atletico Madrid arriverà lì. Simeone alla fine, da quanto ho capito, rimane. Penso che debbano necessariamente fare qualcosa in più in Champions, visto che quest'anno sono arrivati addirittura quarti nel girone. Però al di là del girone del quarto posto, secondo me l'Atletico può quantomeno almeno riprendere il piazzamento Champions, quindi per me arriveranno al terzo posto. Adesso, chi vincerà la Liga Spagnola, Real Madrid o Barcellona? Allora, qui metto la seconda, qui metto la prima. Vince la Liga Spagnola il Barcellona, Real Madrid secondo. Sì, per me il Barcellona bissa il secondo risultato positivo in campionato. Vince il secondo campionato consecutivo. L'anno scorso l'ha vinto facendo 10 punti in più. Io credo che il Barça farà ancora un po' di fatica in Champions. Vedo molto favorito il Real anche quest'anno, però in Liga è un'altra storia. Il Barcellona, soprattutto con Xavi in panchina, ha capito come lavorare con una fase difensiva praticamente perfetta. Trovi la fase difensiva perfetta in Spagna, vinci il campionato. L'anno scorso hanno preso 20 gol contro i 36 del Real Madrid. Per me il Barcellona sarà ancora per la seconda volta campione di Spagna. Con questa stagione la Liga si accoda alla Bundesliga, quindi l'anno scorso ha fatto più retrocessioni, perché quest'anno andranno in B due squadre, una andrà allo spareggio promozione retrocessione, e quindi sono 18 le squadre che disputeranno il campionato, non più 20. È una novità e loro hanno scelto di accodarsi al campionato tedesco. Detto questo, andiamo a vedere quindi la mia classifica totale. Vi ricordo una cosa ragazzi, è importante che voi facciate la vostra classifica qua sotto, perché a fine anno, quando andremo a prendere la classifica mia, prenderemo anche la classifica vostra e lì tireremo le somme e diremo: io ho preso questo, tu hai preso quell'altro. Mi raccomando, fatelo. Retrocessa alla posizione numero 18 ci mettiamo il Le Havre. Le Havre che è stato promosso da primissima della classe vincendo la Ligue 2, ha fatto 75 punti, ha fatto un ottimo campionato, ma soprattutto non ha mai preso gol, ne ha presi solamente 19 in tutto il campionato, segnando pochissimo, 46 reti, cioè veramente poco, però comunque in questo modo è riuscita ad arrivare prima in classifica. E voglio anche dire che questo appena disputato non era un campionato di seconda categoria scarso, c'era il Saint-Étienne, c'era il Bastia, c'era il Bordeaux, cioè le squadre c'erano, e però comunque il Le Havre è stato migliore di tutte. Ha provato a fare qualche colpo esotico, mi viene in mente Nego da terzino destro, mi viene in mente Ndiaye in mezzo al campo, mi viene in mente Kuziaev come centrocampista, però comunque credo che non sia ancora abbastanza. Tolto Kuziaev, che arriva dallo Zenit, pochi calciatori sono adatti per cercare di mantenere la categoria in Francia. Poi il livello del campionato francese, e io qua sono completamente in disaccordo con quanto detto da Tudor, secondo me è veramente scarso. Però comunque ciò non toglie che faccio una valutazione. Io il Le Havre lo metto ultimo.
Una squadra che l'anno scorso si è salvata, ma che secondo me quest'anno va giù, è il Brest. Brest che è arrivato 14esimo facendo 44 punti, quindi salvandosi matematicamente in un campionato in cui a 20 squadre retrocedono le ultime 3. Loro sono stati talmente bravi che hanno dato quasi 10 punti anche alla quart'ultima, l'Auxerre, che è retrocesso lo scorso anno insieme ad Ajaccio, Truà e Angers. Quindi insomma il Brest ha fatto un'ottima stagione, ciò non toglie però che secondo me invece quest'anno retrocederà. In realtà, da quando aveva cambiato allenatore prendendo Eric Roy a gennaio di quest'anno, beh, insomma, aveva probabilmente cambiato anche il modo di giocare e il club era molto più competitivo con quel 4-3-3 con le ali, il mediano, le mezzali e la punta. E ciò non toglie però che secondo me il Brest non ha una squadra straordinaria. Aggiungici poi che, ok, avrà preso Satriano davanti, sono curioso di vederlo, ma anche in Serie A non è che abbia fatto sta grande differenza Satriano. Aggiungi Camara, che comunque è intrigante. Innanzitutto hanno ceduto Honorat, che era un'ottima ala destra, ma poi ci tengo anche a ribadire che calciatori come Duvern, Belkebla, Fadiga, Remy sono tutti andati via a parametro zero e peseranno alcune di queste partenze in un equilibrio perfetto. Ai playout ci finisce il Metz, altra neo promossa. Metz che è stato trascinato in Serie B da Mikautse, che è stato al centro di un sacco di news di calciomercato. Metz che ha fatto molto 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 bene nella seconda categoria francese facendo 72 punti, non focalizzandosi troppo sulla fase difensiva tanto da prendere 33 reti, ma segnando tantissimo, 61 gol, miglior attacco della Serie B francese anche per distacco, quasi 10 gol in più del secondo miglior attacco. Vi dico che per me il Metz ha tutte le carte in... Allora, ha la squadra più scarsa del campionato, secondo me. Anche più scarsa delle Havre, anche più scarsa del Metz, del Brest. Però ciò non toglie che secondo me può in qualche modo, magari segnando tanto, perché poi la Ligue 1 è un campionato di un livello infimo, diciamo, potrebbe far bene. L'unica cosa è che la partenza di, tra le altre, di Boubacar Traoré al Wolverhampton potrebbe pesare non poco. 15esimo posto per il Clermont. Allora, lo scorso anno il Clermont è stata la grandissima, enorme sorpresa del campionato. Enorme perché? Perché sono arrivati ottavi facendo 59 punti. Io non credo minimamente che il Clermont possa rifare una cosa del genere. È una sorpresa. Credo che arriverà quindicesima. Credo che si lotterà la salvezza fino alle ultime giornate. Però personalmente permettetemi di credere che fosse un fuoco di paglia. Ma anche perché nulla contro il lavoro di Pascal Gastien, però possiamo dire che il Clermont ha una delle squadre ad organico meno forti del campionato. Poi va bene che qualche innesto qui e lì l'ha preso, va bene che un pochino si è rinforzata, però è stata una favola. Cioè, per me quest'anno, cioè, pensate anche all'ultima partita che ha vinto 3-2 a Parigi col Paris Saint-Germain. Cioè, quest'anno per me il Clermont deve impegnarsi a salvarsi e poi da lì in poi arriveranno tutte le altre cose. 14esimo posto invece per lo Strasburgo, che conferma quanto di buono fatto l'ultimo anno, dove erano arrivati quindicesimi. Per me faranno anche una posizione sopra. Cioè, alla fine lo Strasburgo è una squadra che si deve salvare. Ora, se retrocedesse non è che mi sorprenderei in un modo così tanto esagerato, però personalmente gli auguro di no, anche perché tutto sommato sono una buona squadra. Tra l'altro loro sono ripartiti da Vieira, e sono ripartiti da Vieira adesso, hanno provato già da luglio a lanciare questo nuovo progetto e comunque gli hanno preso Emega dallo Sturm Graz, gli hanno preso Silla dal Bruges, cioè hanno fatto comunque un mercato intelligente di rafforzamento. E per me il mercato di rafforzamento andava fatto indipendentemente. Voi direte: scusa, sì, ma se sono rinforzati arrivano dai soliati l'anno scorso. Sì, perché le altre squadre quest'anno saranno più rodate e le squadre che hanno fallito non ci stanno. Cioè, ci saranno altre, ma quelle che hanno fallito l'ultimo anno saranno da rimettersi in corsa. Perderanno Gameiro, però ad ogni modo comunque credo che possano far bene, quindi io li vado a piazzare al 14esimo posto. 13esimo posto ci metto il Tolosa, che quest'anno è arrivato 13esimo, quindi confermo il piazzamento. Attenzione però, perché il Tolosa ha vinto la Coppa di Francia e quindi ovviamente dovrà giocare anche l'Europa League, avrà più competizioni da disputare e secondo me non ha una rosa abbastanza lunga da poter disputare tutte quelle competizioni. Poi al momento la squadra è stata data a Carles Martinez, non ho capito se è ad interim perché c'ha 39 anni, è appena arrivato, non si sa quando gli scade il contratto né niente. Però attenzione, perché bisognerà capire chi sarà l'allenatore. Per me si salveranno, però si salveranno, sì, diciamo abbastanza semplice, 13esimo posto, però niente di più di un 13esimo posto, secondo me.
me, anche perché come ho detto avranno la tripla, quadrupla competizione. Dodicesimo posto ci metto il Nantes. Allora ragazzi, la storia del Nantes recente è stato qualcosa di clamoroso, che più clamoroso non si può, e ve la racconto. In sostanza, che cosa è successo? Il Nantes ha affrontato la Juventus, no? Da quel momento in poi è andata tutto male, tutto male. Gli hanno cantato alla Juve: tornerete in Serie B per la penalizzazione. Da quel momento, raga, è andato tutto male. Il Nantes ha cominciato a perdere una marea di partite, tanto che l'8 maggio del 2023, quindi con una manciata di partite dalla fine, hanno dovuto addirittura esonerare l'allenatore e hanno preso Pierre Aristui, non so come cavolo si pronuncia, per provare a rivitalizzare. E alla fine il Nantes ha trovato anche la salvezza vincendo l'ultima gara con l'Angers dopo un sacco di sconfitte. Ma è assurdo, perché la squadra che è retrocessa, l'Auxerre, che ha perso l'ultima, ha fatto 35 punti, il Nantes ne ha fatti 36. Si è salvata veramente per il rotto della cuffia. Quest'anno, secondo me, con una progettualità, senza l'ansia di dire stiamo andando giù, che avevano preso e messo in testa ai giocatori del Nantes, ecco, con più tranquillità, secondo me, i canarini, mi pare che il simbolo sono i canarini, possono fare discretamente bene e centrare una salvezza, un dodicesimo posto che dovrebbe sulla carta essere più che positivo. Undicesimo posto, ci confermo il Montpellier, che tra l'altro ha perso a parametro zero qualche calciatore interessante. Montpellier che aveva cambiato guida tecnica a febbraio prendendo Der Zakarian, e Montpellier che lo scorso anno comunque è arrivata a metà classifica. Se andiamo infatti a vedere il piazzamento del Montpellier, aveva chiuso esattamente al dodicesimo posto. Per me arriveranno undicesimi, quindi faranno addirittura un tassello in più, però più o meno il campionato che mi aspetto dal Montpellier è quello che abbiamo visto l'ultimo anno. Una squadra che secondo me ha grandissima sorpresa, e mo capirete perché, riuscirà a mantenere il posizionamento, quindi posizione numero 10, è il Lorient. E perché grande clamore? Allora, per me arrivano decimi, e decimi sono arrivati l'anno scorso. Raga, però non vi dimenticate che, ok, avranno preso Benjamin Mendy dal Manchester City, avranno preso Formos Mendy pagandolo, strapagandolo, avranno preso Favre in prestito dal Bournemouth, ok, ma loro hanno perso Moffi al Nizza, gliel'hanno pagato 22 milioni e mezzo di euro, Lefe a Rennes, hanno perso Jens da Dalfosburg, cioè loro ne hanno ceduti tanti. Avendone ceduti tanti, è probabile che possano risentirne. Però per me l'Orion è un gruppo talmente tanto affiatato che alla fine della fiera certamente si sarà indebolito. Se dovesse lottare per salvarsi non mi sorprenderei, però comunque credo che invece possano mantenere il decimo posto. La grande delusione della Ligue 1 2023-2024, secondo me al nono posto sarà il Lens. Ragazzi, per me il Lens sarà la grande delusione della prossima stagione. Frank Aizer è rimasto, però in ogni caso gli hanno venduto Openda, gli hanno venduto Seko Fofana, gli hanno venduto Jean Fofana me ne frega niente, però gli hanno venduto Openda, Fofana e tanti altri. La squadra un pochino si è rinforzata, sono curioso di vedere Diouf, per dirne uno, sono curioso di vedere anche Fulgini. Però al di là di questo, il Lens lo scorso anno ha fatto un vero e proprio miracolo, arrivando al secondo posto e sognando di vincere la Ligue 1, ma non avendo, ragazzi, quell'organico per arrivare al secondo posto. Alla fine, pensate, ha fatto 25 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, e ha chiuso solamente un punto sotto il Paris Saint-Germain, anche se poi aveva già perso lo scudetto con una giornata d'anticipo, perché il Paris ha perso l'ultima gara ed era già più 4. Però al di là di questo è arrivato a meno 1, e il Lens ha fatto un grandioso campionato. Ha perso due calciatori che secondo me sono stati fondamentali per il campionato dei secondi in classifica, e poi avranno la Champions League quest'anno, se la giocheranno secondo me proprio alla morte, proveranno in tutti i modi a portare a casa risultati insperati. Per questo, a mio avviso, importante, a mio avviso, il Lens arriverà al nono posto. Poi magari floppo, magari arriva a vincere il campionato, può darsi, però non credo. Ottavo posto ci metto il Reims, che tutto sommato, voglio vedere adesso questo Okumu che hanno preso dal Ghent, l'hanno anche pagato abbastanza caro. Tutto sommato il Reims più o meno quella è la sua posizione. L'anno scorso è arrivato undicesimo, quest'anno secondo me ha le carte in regola per fare un po' meglio, anche perché molte si sono smembrate, molte hanno fatto meglio, quindi tra chi si alza, chi si abbassa, chi si alza e chi si abbassa, secondo me il Reims continua a far benino e sfiora sognando il piazzamento europeo. Alla posizione numero 7, che dovrebbe valere l'Europa, la Conference per essere precisi, ma non lo vale mai quel posizionamento, perché ad ogni modo non si sa perché c'è sempre quella che poi in un modo o nell'altro finisce per vincere la Coppa francese e invece fa cagare,
perché da quest'anno la settima va in Conference League, quinta e sesta vanno in Europa League, a meno che poi, come vi ho detto, non c'è quella cosa della coppa vinta da un'altra squadra. La quarta della Francia va ai preliminari di Champions League, ed era una cosa che non era mai successa, è una cosa nuova, tra l'altro, che proprio azzecca perfettamente col passaggio a 18 squadre. Quindi quest'anno la Ligue 1 potrebbe riprendere valore. Il Nizza lo scorso anno è arrivato nono in classifica con 58 punti. Per me quest'anno il piazzamento, almeno in Conference League, lo prenderà. È clamoroso, perché il Nizza era diventato fortissimo l'anno in cui Lille ha vinto il campionato, c'era ricchissimo, si muoveva e comprava come non mai, poi all'improvviso ha detto basta. E il Nizza di fatto non è mai stato una squadra che ha dato filo da torcere alle big, cioè ci ha provato forse una stagione e mezza, ma poi è tornato giù. Per me comunque la squadra ce l'ha. Curiosissimo di vedere Francesco Farioli, che arriva direttamente dal campionato turco, quindi quest'anno avrò anche una simpatia per il Nizza, che ha fatto il solito grande investimento, come vi dicevo in precedenza, rubando all'Orion Moffi, pagandolo 22 milioni e mezzo di euro. Sì, ha perso qualche giocatore, ma tutti quelli che ha dato, da Barclay a Dolberg, passando per Viti, Delors, erano giocatori che erano sacrificabili. Credo che il Nizza, magari con qualche altro colpetto da qui alla fine, possa comunque arrivare a fare molto bene in quello che sarà il campionato di Ligue 1. Certo, settimo posto, vale la Conference tecnicamente, quindi lo vado a mettere lì. Sesto posto, quindi in Europa League, il Lille di Fonseca, che quest'anno è arrivato quinto, quindi per me più o meno terrà quella posizione lì. L'anno scorso, cioè l'anno appena passato, il quinto posto valeva l'Europa League, anzi è valsa la Conference League, se dobbiamo essere precisi, perché poi la Coppa l'ha vinto il Tolosa e il Rennes, che era quarto, va in Europa League. L'anno prossimo il quinto posto varrà proprio l'Europa League piena, e per me Fonseca prenderà l'Europa League piena. Non male come squadra, tra l'altro hanno preso anche un TT, hanno preso Thiago Santos sulla destra, sulla tre quarti Haraldsson. Sono curioso. Sì, ok, hanno perso UEA, che ha deciso di andare alla Juventus, è partito anche Jonathan Bamba al Celta Vigo, però ad ogni modo secondo me la squadra si è rinforzata, è più forte e può ambire. Certo, voi direte sì, che a tutta la strada arriva a una posizione più in basso, sì, ma vale di più, cioè voi immaginatevi, quest'anno è arrivato quinto, sono arrivati quinti, e quel posizionamento vale la Conference. Sesto vale l'Europa League, quindi per me arriveranno sesti. Chi arriverà a mio avviso quinto in classifica è il Lione di Blanc. Non prenderà la Champions League per una posizione, però secondo me il Lione, ragazzi, per la storia che ha, per il passato che ha, deve tornare a giocare le competizioni europee, non lo fa da troppo tempo, è fondamentale, fondamentale che questo accada, e quindi per me il Lione deve farcela, per me il Lione deve farlo. C'ha una buona squadra, Blanc è un buon allenatore, sa quello che fa, qualche tassello lo hanno perso, mi viene in mente soprattutto Favre, che è andato al Bournemouth per 15 milioni di euro, però ad ogni modo la squadra il Lione ce l'ha. C'ha giocatori molto forti, Cherki, Kakere, Lukeba, Barcola, Lacazette, Tolisso, cioè rimangono molto molto validi, e per me il Lione può dire la sua e può lottare per la Champions. Poi magari non la prende, però può lottare per la Champions. Quarto posto, quindi migliorando la sesta posizione di quest'anno, il Monaco. Monaco ai preliminari di Champions League, poi bisogna passarli i preliminari, il playoff bisogna passarlo, però attenzione al Monaco, che intanto ha preso Philippe Conn dal gruppo Red Bull, ma non solo, ha cambiato allenatore, ha dato la squadra in mano a Adi Hütter, che ha fatto Salisburgo tra l'altro, ma ha fatto anche Francoforte, Borussia Mönchengladbach, Young Boys, quindi un po' di esperienza anche europea se l'è messa in tasca. Il Monaco credo che abbia un ottimo organico, però clamorosamente per le regole del campionato francese è arrivato sesto, ma non giocherà nessuna competizione, perché come vi ho detto la quarta fa l'Europa League, la quinta fa la Conference, e chi vince la Coppa va in Europa, e vince la Coppa sempre una squadra strana. Quindi il Monaco per me invece quest'anno, proprio che giocherà solo una competizione, potrà fare talmente bene da arrivare a giocarsi il preliminare di Champions League. Confermo, al terzo posto in classifica, ma con l'arrivo in panchina al 1° luglio di Marcelino, il Marsiglia, ragazzi. Attenzione, Marcelino al Marsiglia non si può sentire. Però regà, attenzione, perché quest'anno il Marsiglia può far bene. È arrivato Aubameyang, è arrivato Kondogbia, è arrivato Malinowski, è arrivato Renan Lodi, è arrivato Harit, ha fatto un mercato intelligente. Qualcuno ha pure perso, Kolasinac, Luis Suarez, quell'altro, cioè qualcuno è anche partito, ma per me il Marsiglia c'è una squadra che può permettersi di sognare il piazzamento Champions League. Quest'anno giocherà il preliminare e sarà fondamentale passare il turno, fondamentale. Però l'anno prossimo secondo me può arrivare terzo e quindi giocarsi direttamente i gironi di Champions. La squadra c'è, Marcelino è un signor allenatore, secondo me possono farcela. Ed è campione di Francia 2023-2024
La metto qua. Il Paris Saint Germain. Secondo, sorpresa, il Rennes. Vabbè raga, due parole sul PSG, ma che ve le dico a fare? Troppo troppo più forte di tutte le altre, non ha nemmeno senso mettersi qui a disquisire. Paris Saint Germain che può vincere il campionato con la pipa in bocca. Quest'anno ha fatto anche più fatica rispetto al previsto, lo può vincere veramente in scioltezza e per me lo vincerà. Ma la grande sorpresa di quest'anno sarà il Rennes, che finalmente tornerà a brillare. Quest'anno appena passato sono arrivati quarti facendo 5 punti sotto il terzo posto, quindi giocheranno l'Europa League. Potrebbe essere un freno, secondo me se non vincono il campionato è anche proprio perché giocare anche l'Europa League, e per me arriveranno alla lunga in Europa League, può essere faticoso. Però questo Rennes è davvero un'ottima squadra. Innanzitutto intelligentissimo continuare a puntare su Bruno Genesio, che da quando è arrivato ha sempre fatto bene in Rennes, ogni stagione si è sempre più ripresa. Poi hanno preso 2-3 quartisti assurdi, Ludovic Blas e Lefe, che sono due giocatori buonissimi. Ok, qualcuno è partito da Badé passando magari per Guirassy, però ci sono calciatori come Guiri, come Terrier, come Doku, come Teate, come Kalimuendo, come Maier, come Truffer, come Due, che sono tutti molto forti. Il Rennes per me quest'anno ha una squadra per provare a vincere la Ligue 1. Non la vincerà, però fate attenzione al Rennes. E questo ragazzi era il mio pronosticone classifica Ligue 1 2023-2024. Scrivete la vostra qui sotto nei commenti. Grazie per aver visto questo video, tantissimi mi piace. Buon shalalalene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.